una nostra Gold Collection, il nostro uomo di galla, Daniele Barone. Inter esagerata tra oggi e il Sassuolo a Reggio Emilia. Dopo 7 minuti sblocca Rodrigo Palacio il gol del Trencia sul costo sinistra di Nagatomo. Ancora Palacio a respirare il gol del 2-0, respinge male Fumini. Taider segna il suo primo gol con la maglia dell'Inter. Ancora la squadra di Mazzarri davanti, qui Pucino in confusione sulla pressione di Taider, è autogol, è 3-0 Inter. Nel secondo tempo Palacio con il diagonale, Pomini respinge male, lo fa sul sinistro di Alvarez ed è il quarto gol per l'Inter, i gol diventano 5. Giocata meravigliosa di Alvarez dentro per Diego Milito al rientro dopo l'infortunio e il principe si ripresenta con il gol. Il gol anche per Cambiasso, splendido palla, il pallone sotto l'incrocio dei pali e poi sotto la sua maglietta. Per Milito addirittura c'è tempo e gioia per la doppietta sul passaggio di Guerin. Il Torino passa a Bologna, il primo gol lo segna D'Ambrosio dopo la respinta difettosa di Curci sul cross da destra di Darmian. Dalla punizione di Diamanti nasce il pareggio del Bologna, Natali una prima volta respinge Padelli, Natali si ritrova il pallone buono per il tap-in, 1-1. Ma il Torino sa mettere ancora la freccia, la traversa, salva la porta del Bologna, poi il fallo di Della Rocca su El Kadouri, l'arbitro fischia il calcio di rigore, trasforma Cerci. La Fiorentina vince a Bergamo contro l'Atalanta, il primo gol lo segna Mati Fernandez dopo la traversa di Boschi. Nella ripresa al 24esimo arriva il raddoppio per la squadra di Montella, lo firma Rossi, quarto gol in campionato per Pepito. Un primo tempo difficile per la Juventus contro il Verona che passa in vantaggio sugli sviluppi del calcio d'angolo, Moras e poi Cacciatore che sbuca sul palo più lontano, sorpreso Storari oggi in campo al posto di Buffon, ma è rabbiosa la reazione della Juventus. Tevez con Pogba, il migliore in campo per i bianconeri, segna un gran gol, il gol del pareggio, il terzo in campionato per l'argentino. Alla sua prima da titolare con la maglia della Juventus, Fernando Llorente trova il gol del 2-1. All'Olimpico la Roma vince il derby numero 139 in Serie A, Balzaretti con il sinistro, nulla da fare per Marchetti, tutta la gioia di Balzaretti. E poi nel finale il fallo di Ledesma su Ljajic, calcio di rigore, Ljajic spiazza Marchetti, 2-0 Roma. Non per me. Eccolo qua il quadro della giornata, l'appello manca mica una partita qualsiasi, è quella tra Milan e Napoli, ancora una volta per testare le ambizioni del Napoli in questo avvio di stagione e ovviamente l'esperienza e la capacità di non volare mai del Milan. Questa è la classifica, guardate nel frattempo cosa succede lì, c'è la Roma, punteggio pieno in vetta alla classifica dopo aver disputato anche il derby e sappiamo quanto conta a livello emotivo anche per gli ultimi precedenti, c'è l'Inter che si porta a 10 insieme con la Fiorentina e il la Juventus, dopo le vittorie di oggi, il Napoli deve ancora giocare, naturalmente è l'unico che può insidiare il primato della Roma lì dietro. Andiamo a sentire, abbiamo parlato del derby dell'Olimpico, a decidere, a sbloccare il risultato fermo sullo 0-0 fino al secondo tempo è stato Federico Balzaretti, per lui una stagione difficilissima, anche tra mille critiche lo scorso anno, il ritorno, il gol mancato per un soffio proprio un minuto prima di realizzare questo gol, sentiamo le nostre microfoni. La Roma ti aspettava, l'ambiente, la tifoseria ti aspettava, voleva rivedere il Balzaretti che è stato protagonista anche in nazionale, è stato il tuo riscatto oggi? Sono contento per tutta la squadra, per quanto abbiamo sofferto, perché quella partita, come l'ho detto all'inizio dell'anno, è una partita che ha segnato tutti, è stata la sconfitta più brutta della carriera mia e quindi siamo contenti per questi motivi, per tanti motivi, perché
abbiamo lavorato. Io dal punto di vista mio solo personale, senza i compagni di squadra non sarei niente, quindi il gol è un ringraziamento a loro, è un ringraziamento alla società, all'allenatore che mi sono sempre stati vicini, ed è un ringraziamento a questa gente perché se lo merita tanto, perché ha sofferto tantissimo, e quindi questo è un piccolo riscatto, non è cancellato niente, però dobbiamo continuare così, ecco, questo è quello che dovevamo fare, questa è la strada che abbiamo intrapreso giusta e non bisogna mollare. E nel frattempo sono cambiate tante cose, perché in 4 partite le avete vinte tutte e 4, 10 gol realizzati, uno solo subito, questa è la migliore difesa del campionato insieme all'Inter. Questo è il merito di tutti veramente, perché il gruppo è fatto di persone veramente straordinarie, non ce la meritavamo quella sconfitta e non ci meritavamo l'annata brutta che abbiamo fatto, per come il gruppo ha sempre lavorato e per i ragazzi che siamo, perché questo è un gruppo di ragazzi veramente seri, di uomini veri, di uomini seri, e quindi ci stiamo ritagliando in questo momento delle belle soddisfazioni, e se siamo la miglior difesa del campionato, se siamo primi, perché ce lo meritiamo. Ecco, un'ultima cosa, visto che siete primi dopo 4 giornate, per carità è presto, ma questa è una squadra che può tenere questi ritmi? Questo lo dirà il campionato. La cosa dove dovevamo essere molto bravi noi è essere quelli che siamo sempre, cioè lavorare, rimanere umili come siamo e niente, poi insomma lo dirà il campionato. E presto ci saranno anche momenti di difficoltà, però insomma credo che un bel segnale l'abbiamo dato. Grazie a voi.